L'applicazione della misura della confisca per sproporzione ai reati tributari. Questo l'argomento cardine dell'importante convegno tenuto presso il Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche dell'Università della Calabria. Dopo l'apertura dei lavori del professor Salvatore Muleo, ordinario di diritto tributario dell'Ateneo Calabrese ed organizzatore dell'evento, ricercatori, tributaristi, avvocati e magistrati hanno fatto luce su una questione, quella della duplicità della sanzione, che rappresenta un vero e proprio dibattito presso la Corte di Giustizia europea. Andando a moltiplicare le pene, non credo che si abbia un effetto di moltiplicazione della convinzione. Noi oggi parliamo proprio di questo, cioè del fatto se addirittura le pene non siano sproporzionate, le pene della confisca, se la confisca per sproporzione non sia sproporzionata a sua volta, no? Perché già le pene sono comunque elevate per i reati tributari, già quelli attuali arrivano nel massimo a 6 anni, a 7 anni, e questi massimi ancora saranno aumentati prossimamente con il decreto fiscale, quindi le pene già esistono. Questa è una pena aggiuntiva, una conseguenza aggiuntiva. Noi cerchiamo di vedere se sulla base delle regole di diritto sia giusta o no. Tra l'altro il tema della confisca per sproporzione è andato più volte dinanzi alla Corte Costituzionale, dinanzi alla Corte Europea dei diritti dell'uomo, quindi la materia è veramente delicata. Aula Sorrentino gremita di professionisti per un argomento che desta particolare interesse. L'ultima ipotesi è stata quella di estendere la famosa confisca per proporzione anche ai reati fiscali. La confisca per proporzione è già stata oggetto di, in sede penale di parecchi dubbi di costituzionalità che sono stati anche affrontati dalla Corte Costituzionale con grande ponderazione e che si riproporranno probabilmente nei futuri processi di penale tributario. Durante il seminario, dunque, esaminata nel dettaglio la nuova legge finanziaria in considerazione della confisca dei beni basandosi sulla sproporzione tra il reddito effettivo e quello dichiarato. Siamo abituati a confrontare il patrimonio con il reddito dichiarato, abbiamo da anni gli strumenti come il redditometro, oggi c'è lo spesometro, il risparmiometro, sono temi di attualità. E quindi siamo abituati a fare questa misurazione. Il problema è che non sempre il reddito dichiarato corrisponde con il reddito effettivo, quindi ci possono essere delle ipotesi del tutto fisiologiche di reddito effettivo che non corrisponde legittimamente al reddito dichiarato. E se prendiamo un imprenditore deve registrare le proprie entrate, le proprie uscite secondo il principio di competenza, ma poi il suo patrimonio si misura per la sua effettività, quindi secondo un principio di cassa e quindi può andare contro, può andare a favore. A favore è difficile in realtà perché necessariamente nel momento in cui c'è un avviso d'accertamento c'è già una sproporzione che va contro all'imprenditore naturalmente. Un tema che lega il diritto tributario a quello penale. Tra i relatori anche il procuratore della Repubblica di Cosenza e presidente della Commissione Tributaria Regionale della Calabria, Mario Spagnuolo. Se tutti i cittadini contribuenti pagassero le tasse, se la nostra giustizia civile riuscisse ad esigere le prestazioni dovute, noi non avremmo problemi. In questo momento, presso le commissioni tributarie italiane, ci sono cause per un valore di 30 miliardi di lire, che sono appunto due finanziarie. Non è materia solo per addetti ai lavori, è materia su cui si sta lavorando a tanti livelli, all'interno dei quali il profilo penale è soltanto una delle facce. Noi in questo momento abbiamo una serie di strumenti normativi di efficacia straordinaria, che vanno dalla confisca per equivalente al sequestro per sproporzione, normati sia all'interno del processo penale che del processo di prevenzione che del processo tributario. Qui non è un problema di avere altri strumenti, qui il problema è quello di far funzionare quelli che abbiamo.